Nick Superina. Allora, intanto come stanno i ragazzi a livello atletico, a livello fisico, anche i nazionali che sono appena rientrati dai mondiali? Ma stanno bene, abbiamo fatto un po' di lavoro stamattina, i ragazzi stanno bene, sono un po' stanchi, quindi abbiamo fatto poco sulle gambe, a livello di forza stiamo abbastanza bene, anche visto che hanno fatto 4 partite abbastanza toste, quindi non male, diciamo, per iniziare. Ecco, molti giovani, molti atleti nuovi, chi è che ti ha stupito per velocità, resistenza e forza? Ma a livello di forza abbiamo Romano, che è veramente una cosa incredibile. A livello di resistenza e capacità aerobica abbiamo Trevisan, che non ho mai visto uno correre così tanto, ha superato dei test in una maniera mai vista. Di velocità abbiamo Nas Olivier e Tyson Kidd, che sono tra i migliori. Si è noti con l'agilità che abbiamo già visto in campo, ma è impressionante. E poi una cosa abbastanza globale, abbiamo Ferrarini insieme a Catina, che sono messi veramente, cioè, è notevole come sono. Tu hai fatto in tempo a giocare con qualcuno degli atleti che sono qui, Masi fra tutti, come giudichi il suo ritorno a Viadana? No, lo giudico molto bene perché, insomma, in questi anni è passato un bel po', è cresciuto fisicamente e anche tecnicamente parecchie. Lui è un giocatore importante a livello tecnico, ma il fisico e l'impegno che mette in campo è uguale a quello che era quando ho giocato io tanto tempo fa. Però è tornato che è veramente fisicamente è veramente messo bene. Un anno e mezzo fa, quando ci si è avvicinati alla Celtic League, si pagava un gap fisico non indifferente. Quest'anno invece sembra che le partite danno risultati differenti a livello di gap. Sì, un anno fa c'era questo gap che era legato alla mentalità, l'approccio, perché il fisico c'era ma non sapevamo usarlo. Invece adesso lo sappiamo usare e stiamo migliorando fisicamente. Il gap non c'è più, perché abbiamo visto che con la forza, con la velocità, con la resistenza ce la facciamo a tutti i livelli. E di legare le due cose insieme a livello tecnico, che ancora ci manca qualcosina. L'anno scorso a livello di gap si intendeva anche il discorso degli infortuni, che sono stati moltissimi. Sì, l'anno scorso purtroppo sono arrivati 8 giocatori che erano infortunati all'inizio, e di questi 8, 6 sono rientrati dopo 2 mesi, o alcuni ancora di più. Quindi sì, eravamo penalizzati di già, però era più la capacità di applicare il fisico agli impegni di Celtic e di Heineken Cup, che è veramente un livello molto più alto di quello italiano. Ultima domanda, tra i nuovi arrivati c'è Frans Vieuwen, che arriva da un lungo periodo di infortunio. Come lo vedi e com'è la sua crescita? Lui sta andando bene, molto bene. Ha questo handicap dei bracci rotte. Sta recuperando bene e può giocare. Ancora però lo troviamo a 80% della sua capacità. E quindi è tanto, manca ancora tanto, però abbiamo già visto che c'è una volontà incredibile di lavorare, non ha paura di provare magari delle cose un po' nuove per lui a livello di preparazione, quindi siamo sulla strada giusta, ci vuole un po' di pazienza, che essendo uno importante per la squadra è anche difficile, dobbiamo spingere un po', ma con la testa, dobbiamo essere intelligenti nel nostro approccio. Abbiamo visto una grande crescita da parte di Trevisan come estremo, che in un ruolo particolare per l'Italia dove non ce ne sono moltissimi. Qual è secondo te il giovane su cui si potrà lanciare sia per l'Italia ma anche per gli Ironi? Ma noi dei giovani ne abbiamo parecchi. Trevisan comincia ad entrare in quel trend, in quel range di giocatori che possono potenzialmente esporsi sinceramente verso i 6 nazioni, verso la nazionale. Sono convinto che Giambattista Venditti a presto dimostrerà tutto il suo valore, già ha fatto un grosso avanzamento rispetto alla scorsa stagione.
gli altri giovani, Furno si sta consolidando e diventerà sicuramente una seconda linea di grande valore, anche se stiamo valutando di poterlo far giocare in terza linea numero 6 nel futuro, perché ne ha le caratteristiche. Altri giovani importanti ce ne sono, ma sfortunatamente non hanno potuto mettere uno di questi, Alberto Benettin, che stiamo aspettando con grande impazienza proprio per vederlo all'opera. E credo che ovviamente D'Apice, seppur già convocato con i cosi, con la nazionale, debba dimostrare il suo valore, ma credo che lui abbia delle grandi potenzialità. Ecco, quanto ti brucia tenere giù Tyson Kidd? Ma soprattutto ora che abbiamo visto giocare Aaron Cruden, numero 10 per gli All Blacks, lui che è il suo numero 9, il suo partner, diciamo, nel Super 15, ci brucia, perché siamo convinti che se noi valutiamo l'improvement che ha avuto Tito Tebaldi solamente con la presenza di Tyson Kidd, io credo che quando Tyson, e adesso che è arrivato Orchera avrà molte più occasioni, quando Tyson potrà andare anche sul campo a dimostrare ciò che è, non solo come giocatore ma anche come uomo, io credo che tutti avvertiremo che questo è un giocatore di grande qualità che può aggiungere ancora valore agli altri numeri 9, non solo di Tito Tebaldi ma anche a Giorgio Bronzini. Ne ho citato l'Italia, Jacques Brunel ha parlato di un'Italia che entro 3 anni dovrà arrivare, non quantomeno a competere ai nastri di partenza con le grandi d'Europa. E questo salto di qualità dovrà passare anche per i giovani cresciuti con la maglia degli Euro. Sicuramente. Al di là delle frasi di rito, sono frasi che ha detto anche John Kiron quando venne, e credo anche che Nick Mallet abbia detto le stesse cose, ma ci sta per un tecnico che ha voglia di lavorare, che ha impazienza di lavorare e che ha orgoglio, ci sta. Oggi però io credo che quel momento sia arrivato, ora non so se siano 2, 3 o 4 gli anni, ma credo che ormai l'Italia, attraverso questo sistema delle franchigie che giocano ad alto livello, abbia le carte in regola per poter fare certe dichiarazioni. Se Brunel sarà quell'uomo che tutti ci aspettiamo che lui sia, allora credo che possa arrivare lontano. Cercare di vincere il maggior numero di partite. Alle nostre spalle stanno scendendo dal palco gli Aironi, applauditi dal pubblico venuto numeroso qui alla Loggia Campari a Sesto San Giovanni. Noi invece andiamo a vedere quelli che sono i giocatori, gli atleti giovani emergenti della franchigia, e poi anche a sentire le impressioni degli atleti stessi, e poi in chiusura una intervista speciale con una nostra collega. Si chiamano George Fabio Biagi e Ruggero Trevisan, sono i volti più felici di questo primo segmento di stagione degli Aironi, giovani di belle speranze che hanno giocato con continuità nel cosiddetto primo blocco, quello per intendersi orfano dei nazionali. Se da un lato ora troveranno gioco forza, meno spazio in campo, è altrettanto vero che le candidature per il futuro sono solide. Se a loro due andassimo poi ad aggiungere anche Alberto De Marchi e Joshua Furno, oltre ad un poco appariscente ma assai utile Gilberto Pavan, esplosi lo scorso anno, potremmo dire che la missione della franchigia non è compiuta, ma è a buon punto. Il seconda linea ha giocato 7 partite lo scorso anno e 6 in questo scorcio di Pro 12, mentre per il talentuoso estremo, giunto quest'estate in Riva al Po, ci sono 6 gettoni di presenza di questo 2011-2012. Per il primo si è verificata una crescita costante e tangibile non solo nelle fasi statiche, mentre per il 21enne estremo alcune difficoltà iniziali sono state superate mostrando sprazzi di talento e personalità, culminati con la prestazione maiuscola contro i Blues. Hanno inoltre già dato segnali di affidabilità anche Cattina, Favaro e Redolfini tra i giovani, oltre a Santa Maria, che in assenza di Marco Bortolami ha espletato il compito di capitano. Infine i permit player hanno avuto poco spazio, se non con Riccardo Pavane e Giazzon, ma hanno conosciuto l'alto livello e nel bagaglio di esperienza non può che essere un arricchimento. Capitolo stranieri. Sono 5: Fran Villeneuve, Nick Williams, Tyson Kidd, Nas Olifier e Sinoti Sinoti. Per motivi diversi e soprattutto in modalità diverse, fin qui hanno dato il proprio supporto alla causa nero-argento con grande professionalità, anche se con risultati differenti. Troppo facile parlare del terzo centro Williams, ex Munster, confermato dallo scorso anno nonostante le lusinghe ricevute dai club migliori d'Europa ed oggi metaman del Pro 12 con 5 sigilli. Il suo è un apporto di grande sostanza ma anche di leadership. Nota lieta, anzi lietissima, è l'ala Sinoti. Cambi di passo fulminei, placcaggi solidi ed un po' di anarchia tattica contraddistinguono uno degli idoli dello Zaffanella.
Una meta per lui proprio nell'ultima uscita contro i Cardiff Blues, ma tanto, tanto rugby, se vogliamo, all'isolana, nel senso buono del termine. Un atleta sempre alla ricerca dell'ovale, sempre nel vivo del gioco, vero interprete del ruolo di ala in chiave moderna. Passiamo ora alla regia. Non li vedremo mai insieme in campo, Olivier e Keith, a meno che non ci sia una improvvisa pioggia di buonsenso a Roma. Un regolamento interno ha deciso a giochi fatti, quindi a maggio, che entrambi non potevano passarsi l'ovale durante gli 80 minuti del match, cosa che ha dell'assurdo con il mediano di Mischia, che ha mostrato un livello da Super Rugby dell'emisfero sud all'RDS di Dublino contro il Leinster e con l'apertura sudafricana proprio agio nel tessere le trame offensive targate ai Roni. Poca precisione al piede per lui nell'ultima uscita, ma speriamo sia solo un incidente di percorso facilmente superabile. Può invece giocare in terza linea Villeneuve grazie alla deroga federale. Non appariscente, ma atleta di spessore, dove la battaglia è più dura. È reduce da un lungo infortunio, ma sta via via rodandosi ed il suo apporto aumenta sensibilmente con i minuti giocati. Cosa è successo in quel secondo tempo contro l'Irlanda? Vabbè, niente, sinceramente dobbiamo fare i complimenti a loro che hanno fatto veramente una gran prestazione e noi abbiamo perso le nostre certezze e purtroppo non siamo più riusciti a riprendere la partita. Ecco, lo scorso anno sei arrivato qua a Viadana, diciamo così tra virgolette in prova, dopo un anno ti sei trovato in nazionale a giocarti il mondiale, quanta soddisfazione per te? Ma personalmente è stato un anno veramente incredibile, il 2010-2011, e spero di ripetere quest'anno, dai. Sono arrivati molti giovani, anche molti atleti di calibro internazionale, un'altra ala sulle tue caratteristiche fisiche, come si noti, anche se lui comunque essendo isolano ha degli step straordinari. Come vi inserirete come nazionali, visto che c'è un gruppo già consolidato? Ma penso che con gli allenamenti sul campo, piano piano, rientreremo in squadra e speriamo prima possibile comunque di entrare un po' in tutti i sistemi. Purtroppo noi sono quasi 4 mesi che non veniamo più al club per una cosa e per un'altra, quindi sicuramente la lontananza per il mondiale si farà sentire, però speriamo di regolare il meglio possibile e entrare appunto a ritmo partita più presto. Andrea Masi, miglior giocatore dell'ultimo 6 Nazioni, ormai un riconoscimento che arriva da tutte le parti. Come ti approcci a questa nuova avventura in un campionato che fondamentalmente è nuovo per te? Sono curioso di scoprire questo nuovo campionato, ho voglia di giocare la prima partita e il fatto di tornare a Viadana, di lasciare il campionato francese è perché avevo bisogno di nuovi stimoli, di una nuova avventura, di qualcosa di nuovo. Per quel che riguarda invece la nazionale, un mondiale partito se vogliamo male con l'Australia, poi buone le partite con intermedie, con Russia e America e poi la finale un po' deludente con Irlanda. Un tuo bilancio personale? Ma non sono molto felice di come sia andato questo mondiale, avevamo delle aspettative indubbiamente molto più alte, credevamo veramente di poter vincere contro l'Irlanda, poi in campo purtroppo ci siamo confrontati con una realtà nettamente superiore alla nostra, fisicamente, tecnicamente, indubbiamente superiore a noi e questa è stata una grande delusione per me. Quando sei partito da Viadana avete fatto una conferenza insieme a te, poi c'era anche Aguero e Nieto. Aguero lo ritrovi, cosa vi siete detti? È sempre un piacere incontrare persone con cui hai giocato. Poi qui veramente conosco tutti perché tra nazionale e i miei tre anni passati a Viadana conosco quasi tutti i ragazzi. È un piacere tornare e giocare insieme a un gruppo di amici. Innanzitutto adesso penso agli Aironi, non vedo l'ora di giocare la prima partita, come ho già detto, e voglio fare il meglio possibile ovviamente. Abbiamo un bel gruppo, uno staff con le idee chiare, secondo me possiamo fare bene. Adesso sta al campo ovviamente, dimostrare che siamo cresciuti e siamo all'altezza. E per quanto riguarda la nazionale, anche lì è una nuova avventura, un cambio di allenatore, non lo so, io spero di far parte dei suoi piani. Io ovviamente è sempre un privilegio giocare con la nazionale, quindi spero di rientrare ancora nei piani di Brunello. Masi centro o Masi estremo? Per me è indifferente veramente, credo che
credo estremo, però comunque mi metto a disposizione, a me piace molto giocare centro e quindi non ci sarebbe nessun problema, sono questi due i miei ruoli, quindi mi metto a disposizione.